Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Palamara e Company e quella cena a casa Fanfani, nel menù Ermini vicepresidente CSM, quattro versioni per una cena. E che cena? È il 25 settembre del 2018, mancano 48 ore alla nomina di David Ermini a vicepresidente del CSM. Una nomina che non troverà l'appoggio della corrente di area, ma quello di Magistratura Indipendente e di Unicost. Ed è proprio durante quella cena che viene sancito l'appoggio di me e Unicost per il candidato laico sostenuto dal PD. A confermare al fatto che la sua investitura, 48 ore dalla nomina, sia stata suggellata a tavola in quella cena riservata con 5 o 6 ospiti al massimo, è proprio il vicepresidente del CSM, David Ermini. Calabria 1500 tamponi dimenticati. Per alcuni giorni dal 4 maggio in poi la Regione Calabria aveva dispiegato unità mobili tra stazioni ferroviarie, aeroporti di Lamezia, autostrade A2 per eseguire tamponi su migliaia di calabresi provenienti dal nord che rientravano nelle loro case. Peccato che poi quei campioni siano rimasti nei frigoriferi, appunto senza essere processati. Coronavirus in corso il Consiglio dei Ministri sulle nuove riaperture e mobilità dal 3 giugno. Confronto con le regioni sulle linee guida. La Lombardia e i comuni sulla stessa linea del governo chiedono che le regole siano uniformi a livello nazionale. I presidenti delle grandi regioni, che va da Zai a Bonaccini ed Emiliano, vogliono maggiore libertà. Iniziato il Consiglio dei Ministri, sul tavolo appunto il decreto quadro per il 18 maggio e il DPCM che deve definire nel dettaglio le modalità della nuova fase 2B. Parlamento europeo, ok a risoluzione per Recovery Fund da 2.000 miliardi, sì da PD 5 Stelle. Centrodestra si spacca, Lega e Fratelli d'Italia astenuti e Forza Italia a favore. Sul Recovery Fund c'è anche il sostegno del Parlamento europeo. L'Assemblea ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che chiede, tra le altre cose, un fondo per la ripresa da 2.000 miliardi di euro, finanziato attraverso l'emissione di obbligazioni garantite dal bilancio europeo, aggiuntivo rispetto alla MFF del 2021-2027. Il documento chiede anche l'introduzione di nuove risorse proprie per finanziare il bilancio comunitario, cosa che consentirebbe di evitare di chiedere troppi contributi aggiuntivi agli Stati membri. Corruzione, richiesta di arresto ai domiciliari per il senatore Cesaro e il deputato Pentangelo, appunto di Forza Italia. 9 misure cautelari, 7 eseguite, 2 su cui decideranno le camere di appartenenza. È l'ultimo clamoroso sviluppo dell'inchiesta antimafia Olimpo sulla riqualificazione in area residenziale e di housing sociale dell'ex area industriale Civio di Castellammare e di Stabia. Notizie da Napoli e dalla Campania. Fase 2 in Campania, De Luca prende tempo, ristoranti e pizzerie chiusi fino a giovedì, ha detto. Tutto il lavoro di questi giorni dei vari comitati e controcomitati e sottocomitati e ha approdato a una conclusione semplice, quella che è riassunta nella parola d'ordine che utilizzava Totò in un film famoso quando si affacciava dalla finestra di un'ex casa chiusa e diceva arrangiatevi. Lo ha detto appunto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì. Affare ex Cirio, è stato chiesto l'arresto per i parlamentari Cesaro e Pentangelo, come dicevamo prima, appunto per corruzione per l'ex area Cirio. Il giudice vuole l'arresto degli ultimi due presidenti della provincia di Napoli, ma oggi sono entrambi parlamentari di Forza Italia. Durante la notte i poliziotti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Castellammare di Stabia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti appunto di una decina di persone, tutte accusate a vario titolo appunto dalla Procura di Torre Annunziata appunto per corruzione, abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. Bene cari amici, adesso passiamo alle notizie da Treviso del Veneto e passiamo subito la parola a Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV per ragguagliarci e aggiornarci sulle ultime notizie che ci provengono da Marghera per l'esplosione di questa mattina.
Sera, siete nuovamente collegati con la redazione giornalistica di pianetaoggitv.net da Venezia per un ulteriore aggiornamento delle notizie a seguito del grave incendio che questa mattina aveva creato molta preoccupazione a Porto Marghera in un impianto che produce acetone. Adesso è cessato allarme, si parla di due feriti gravissimi, forse altri lavoratori feriti lievi. Immediatamente si era elevata in cielo una grande colonna di fumo nero orientandosi verso nord-est, interessando anche la città di Mestre e zone limitrofe. Ecco che il cielo si era un po', diciamo, oscurato. L'ARPAB sta eseguendo diversi controlli nell'aria, prelevandone alcuni campioni. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è recato sul posto, invitando poi la popolazione a non uscire, chiudendo porte e finestre. Naturalmente era scattato l'allarme chimico con codice rosso. Da quello che abbiamo potuto sapere, questa ditta produce additivi per plastiche e ha preso fuoco un serbatoio. Da evidenziare che il sindacato aveva chiesto maggior sicurezza, proclamando anche stati di agitazione. Oggi il dramma, dunque, alla 3V Sigma. Ancora non sono chiare le cause che hanno causato l'esplosione seguita dal pauroso incendio. Ora Spisal e magistratura faranno le dovute verifiche. Nel frattempo, un altro aggiornamento che dei due lavoratori feriti, uno è veramente in gravissime condizioni. È tutto per questo aggiornamento delle notizie dalla redazione di pianetaoggitv.net con Radio Science Network. In studio Massimo Bonella, che subito restituisco la linea alla regia centrale. Bene, riprendiamo con le notizie da Treviso e dal Veneto. Su Segana, furti di amplificatori e strutture fieristiche, bloccati due ricettatori. Le perquisizioni dei carabinieri di Castelfranco hanno permesso di recuperare tutti i materiali rubati nel Padovano per un valore di oltre 60.000 euro. Mascherine e gel igienizzanti, raffica di sequestri della Guardia di Finanza di Treviso. Durante un controllo nei confronti di un'impresa tessile, accertate gravi violazioni in materia di lavoro nero e di sfruttamento della manodopera, appunto, e di segnalare l'imprenditore, appunto, alla locale procura della Repubblica per il delitto di caporalato. Zaia dice che le regioni potranno anticipare le aperture decise dal governo. Venerdì 15 maggio il punto stampa del governatore Zaia si è svolto nonostante l'imponente incendio che ha interessato Marghera. Continua comunque il dibattito con il governo sulle linee da adottare. Il Nasty Boy riapre, ma i posti disponibili diventano la metà, 60 persone all'interno e 30 fuori per il popolare locale trevigiano. Il titolare, Diego Severino, ha detto: l'unica cosa che mi dispiace è che dovrò tenere a casa il personale che veniva impiegato nel fine settimana. Quattro persone che per il momento perderanno il loro posto di lavoro. Fase 2, controlli in bicicletta per la polizia locale di Oderza, nuovo acquisto da parte del comune per gli agenti della polizia municipale in vista della fase 2. Le nuove biciclette sono dotate di telaio rinforzate e ruote antiforatura. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Tamponi e tracciamento, insomma, i segreti del Friuli Venezia Giulia che ha fatto questa lotta contro il Covid, come dicevamo. Riccardi ha ripercorso le principali tappe dell'emergenza sanitaria nella sua relazione alla terza commissione. La fotografia complessiva della fase 1 dell'emergenza rappresenta il Friuli Venezia Giulia come una delle regioni in cui l'impatto del contagio è stato tra i più contenuti. Questo grazie anche alle azioni intraprese, oltre che al numero di tamponi processati significativamente superiori alla media nazionale. Questo lo ha detto, appunto, il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi nel corso della seduta della terza commissione del Consiglio regionale. Con l'auto contro il muro, giovane muore sul colpo. Tragedia poco dopo le 23 a Roveredo in Piano. Nulla da fare per il 21enne statunitense che è dipendente della base USAF al volante, appunto, di una BMW. Un incidente mortale nella notte poco dopo le 23.
Udine, strade chiuse nel weekend per accogliere tavoli e stand. La proposta al comune di Confesercenti e Confcommercio per ampliare lo spazio dei dehors delle attività di ristorazione. Grazie a un lavoro di squadra portato avanti da categorie e operatori economici, sono state definite le linee guida per la chiusura di alcune strade di Udine e appunto nei weekend estivi. A darne notizia il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti, che insieme a Confcommercio ha presentato un documento al comune di Udine, che ha collaborato attivamente all'iniziativa attraverso gli assessori Alessandro Ciani e Maurizio Franz. Carenze igieniche, sanzionato un locale della carne attivo per l'asporto, non è sfuggito ai controlli del NAS, che hanno trovato 300 kg di alimenti conservati in luogo non idoneo. Continuano i controlli dei carabinieri, appunto, del nucleo antisofisticazione e salute di Udine sul territorio del Friuli Venezia Giulia. In questo periodo i militari del capitano Fabio Gentilini sono impegnati nel monitoraggio delle case di riposo con l'acquisizione di documenti e acquisizione di testimonianze. Spaccio nel cuore di Trieste, arrestati 6 stranieri. L'operazione della Polizia di Stato ha permesso di smantellare la rete che riforniva clienti anche giovanissimi. 6 cittadini stranieri arrestati per spaccio, quindi. E questo è l'esito dell'articolata indagine diretta dal sostituto procuratore Federico Frezza e condotta dagli agenti della squadra mobile di Trieste, appunto. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.